rispondere in modo professionale alle esigenze degli enti del terzo settore per quanto riguarda la comunicazione e il fundraising. C'è chi lo fa dal 1994, partendo da una visione subito trasformata in una missione che precorre i tempi. Oggi i tempi ci dicono che la sostenibilità nel e per il non profit passa inevitabilmente dai professionisti che si occupano di fundraising e di comunicazione sociale. Ma quanto questo nel concreto risulta vero, reale? Quanto soprattutto lo è per le piccole e medie organizzazioni non profit? E quanto un approccio professionale volto alla sostenibilità non è in contraddizione anche con il volontariato e le diverse forme di cittadinanza attiva amatoriali? Io sono Elena Inversetti e, come sempre, insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory, rivolgeremo queste e altre domande a un volto storico del non profit italiano. Benvenuti a questa nuova puntata di Milano Non Profit, grazie a Giulia di essere sempre qui con noi. Questa sera vi abbiamo anticipato un volto storico, che non vuol dire anziano ma vuol dire storico, del non profit italiano, Stefano Sanfilippo, fondatore di Aragorn. Grazie, perché mi hai presentato come una cariatide quasi. Per cui... Assolutamente no, rispetto per la professione, anche perché chi lavora nel non profit lo sa, chi non ci lavora o ci vuole lavorare bene che lo sappia. Aragorn, e non stiamo esagerando, mi sono informata anche prima della trasmissione, quindi ultimi dati alla mano, è ancora oggi la prima agenzia di comunicazione e di marketing per il fundraising del terzo settore o non profit. Quindi io direi di dare subito la parola a Stefano e di raccontarci, proprio a partire anche da questo nome che sa di Signore degli Anelli, perché ti è venuta questa idea, questa malsana idea che dura dal 1994, e che cosa è successo in questi anni? E poi sarebbe bello che ti confrontassi con Giulia, insomma, rispetto al lavoro di consulenza che fate ogni giorno. Abbiamo una settimana? No. Ah, per te va bene anche una settimana? No. Allora, io sono stato un po' fulminato, io venivo dal magico mondo delle relazioni pubbliche, della Milano da bere degli anni 90, avevo un'agenzia, lavoravo per le più grandi agenzie di relazioni pubbliche delle grandi donne che lavoravano per la moda e tutto, e ho toccato nell'agenzia il primo Teleton, che è stato, che era veramente, se ci penso, sembra preistoria. Mi sono innamorato di quel settore perché comunque lo ritenevo più libero anche da tanti meccanismi della Milano da bere degli anni 90, di chi fa l'organizzatore di eventi e tutto quanto. Mi sono innamorato e nel 94, ci ho messo un po' di tempo, da un'idea, io Aragorn è nata da... Volevo fare una manifestazione, ho visto un trafiletto su un giornale inglese dove hanno messo personaggi famosi del mondo dello spettacolo fanno i commessi nei negozi. Era un articoletto piccolo piccolo e io mi sono intestardito, volevo fare quell'iniziativa a Milano. È nata live quando le stelle non stanno a guardare, l'abbiamo fatta per Emergency. Emergency è nata nel 94 come sottoscritto, nel 96 abbiamo iniziato a lavorare per loro facendo questa manifestazione, che è stata un po' appunto la progenitrice di tutto questo. Sono stati gli anni più belli perché si lavorava per niente, gli anni storici anche nostri ma anche di Emergency, perché comunque se abbinarsi a loro è stato bellissimo, c'era un trasporto totale e quindi ho iniziato a veleggiare, ahimè, in questo settore, perché Aragorn volevo appunto uscire dai nomi patinati dalla moda eccetera eccetera, un nome di rottura e che avesse un significato. Aragorn è semplicemente un personaggio del Signore degli Anelli, è il re, ma attenzione, non sono il re, ma soprattutto nella storia, per chi l'ha letto, si presenta sotto mentite spoglie,
un mendicante quasi, gran passo si chiama, quindi gente abituata a camminare, a mettersi in gioco, e ci piaceva questa duplicità, nel senso di gente che si sa umile, che si sa mettere in gioco, che sa fare quasi tipo di cosa, di lavoro, per raggiungere un obiettivo. Aragorn poi lavorava nel Signore degli Anelli, il bene contro il male, e ci stava un po', qui non c'è né un male né un bene, però il terzo settore lavora per un bene comune. Beh, non c'è male bene, ma tu usi un'espressione che mi colpisce molto. Dici, perché voi siete un'agenzia, ok? E quindi applicate tutte le regole e i servizi del marketing, no? Assolutamente. E tu dici, noi dobbiamo vendere il paradiso. Potrebbe essere un ossimoro, ma anche no. Allora, il no profit, cioè le regole della comunicazione sono, poi parliamone, sono le stesse. Gli strumenti sono gli stessi, i social un tempo non c'erano, l'ufficio stampa, le campagne pubblicitarie, i linguaggi sono quelli, non è che, a differenza però di, non devi vendere una macchina, una borsetta, una Coca-Cola, devi vendere il paradiso di fatto. Prometti, a chi ti fa una donazione prometti il paradiso, ovvero di far del bene e di star bene te, di star bene te. È un po' più complicato, devi comunque portarlo dalla tua parte, quindi ecco, per questo dico, quindi la missione è un po' più complicata, perché non gli dai un bene tangibile, bevo, ho la borsetta, me la porto in giro, non gli vendi nulla, gli vendi il paradiso, e vendere niente è un po' più complicato. Gli vendi anche una promessa. Gli vendi una promessa, gli vendi anche l'associazione a cui doni, sperando che faccia tutto del bene, nel senso che comunque sia, non è che tutto il no profit sia appunto il paradiso. Diciamo che il no profit al 99% è sano, ma è giusto che comunque capire dove vanno i soldi, capire se ci sono associazioni che poi realizzano veramente quello che tu ti eri prefissato con la tua donazione. Giulia, cosa vorresti dire in merito? È assolutamente così, e la complessità sicuramente è quella appunto che non si vende un prodotto, ma appunto si propone il sostegno, la donazione per un progetto, perché poi, come abbiamo già detto spesso, non è che si dona per l'organizzazione si fa da intermediario, sicuramente deve dare delle garanzie, deve generare fiducia nelle persone, che però poi devono percepire la tangibilità del progetto e di come viene utilizzata quella donazione. Sicuramente questo è molto complesso, e per questo c'è bisogno di professionisti che se ne occupino. Ma cambia il lavoro tra chi si occupa di piccole e medie associazioni o solo di piccole e medie associazioni e chi si occupa di piccole, medie, grandi? Uno. Due, visto che il terzo settore non è solo fatto di realtà strutturate o solo fatto di professionisti, ma è anche fatto di una realtà che comunque è molto interessante. Per esempio, noi a Milano News è quella che intercettiamo in misura almeno il 50% di quello che raccontiamo. Esiste la Civil Week, che è la settimana del civismo in cui è quasi tutto volontariato, anche non strutturato, che però fa cittadinanza attiva amatoriale, ecco. Quindi sono vari ambiti del terzo settore. Si devono approcciare in modo diverso, secondo la vostra esperienza? No, nel senso che c'è una grande differenza fra le grandi organizzazioni e le medio piccole, semplicemente che alcune non possono fare certe cose, ma le regole sarebbero le stesse, comunque l'impegno, comunque i progetti sono esattamente gli stessi sia per le grandi che per le piccole, quindi la spinta alla donazione deve essere la stessa. E anche qui le organizzazioni devono avere una base professionale. Allora, è cambiato il mondo in 30 anni. Prima, giustamente diceva Giulia, adesso si dona a un progetto e non più all'organizzazione. Un tempo si donava più al brand, all'associazione, ma finalmente è giusto, si dona invece a quel singolo progetto, al pozzo, alla macchina, alla risonanza magnetica, è giusto che sia così. E tutte le organizzazioni si sono professionalizzate, c'erano molte organizzazioni medio piccole che erano basate su base volontaria, ma era impossibile andare avanti in questa maniera, perché appunto è diventato un lavoro il no profit. Io dico una cosa, che se 15 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa bastava
sussurrare per raccogliere fondi, adesso bisogna urlare col megafono, tirare una gomitata a sinistra a destra, un calcio a sinistra, un calcio a destra. Perché e quindi devi farlo, deve essere il tuo lavoro tutti i giorni e non una tantum, e devi imparare a farlo bene. L'ideale per le piccole, medio, grandi è avere una base professionale solida, e poi chi ha anche la base volontaria fa delle cose che chi non ce l'ha non può farlo. Parliamoci esempio, le iniziative di piazza. Le grandi perché fanno le iniziative di piazza? Perché hanno i volontari, se no non potrebbero farlo, ma anche le medio piccole possono averle. Ecco, il volontario è un giusto mix, è una giusta spinta in più per fare non solo iniziative, ma anche per fare lavori d'ufficio che altrimenti porterebbero, che si possono delegare, che porterebbero magari dei costi generali troppo alti e non sostenibili. Chiarissimo. Sì, assolutamente. Aggiungo che partendo, no, proprio dalle piccole organizzazioni, diciamo, poi secondo me è anche sempre bene distinguere sì, piccole, grandi, medie, grandi organizzazioni, ma anche, no, piccoli, medi, grandi uffici di fundraising, perché non è detto che queste cose, no, corrispondano. Giusto. Quindi già questo è un elemento importante, perché magari ci sono delle organizzazioni medio-grandi che oggi ancora non sono strutturate a livello di fundraising, non hanno dei grandi uffici di fundraising, magari hanno dei medio-piccoli uffici di fundraising, così come magari delle piccole organizzazioni magari non avranno mai, per la loro natura, dei medio-grandi uffici di fundraising, però è importante che abbiano una competenza al proprio interno di fundraising, quindi abbiano un approccio professionale. Magari si possono far affiancare da dei consulenti per dei periodi, che magari trasferiscano all'organizzazione il know-how, per magari avere una risorsa in prospettiva che dedichi del tempo adeguato per la dimensione e i bisogni dell'organizzazione, del tempo al fundraising. In ogni caso è importante che ci sia una conoscenza di che cos'è il fundraising, di come ci si deve porre comunque in maniera professionale. Secondo me questo è un elemento fondamentale, per questo è importante la formazione, è importante la consulenza, è importante anche la formazione, appunto, dei volontari, perché poi loro molto spesso sono poi anche coloro che, no, vanno ad esempio in piazza e propongono il primo volto che non incontra. Esatto, e propongono delle donazioni alle persone, quindi è importante che, appunto, poi nell'interfacciarsi con i cittadini, con dei potenziali donatori, non ci si improvvisi. Chiarissimo. Sì, per noi a volte spesso vengono piccole associazioni, vogliono diventare grandi. No, resta piccolo. Molto interessante anche questo. Ma sì, fallo bene. È vero. Resta piccolo, ma fallo bene. E già se lo farai bene, vedrai che non sarai più, sarai un po' meno piccolo, nel senso. L'importante è professionalizzare e far bene le cose. Cioè, l'importante quindi è raggiungere l'impatto sociale, che è il tuo scopo, piccolo o grande non interessa, perché serve, cioè probabilmente il tuo scopo può essere anche in una comunità locale, territoriale, piccola, ma se raggiungi quello scopo e rimani anche in quella dimensione, fai comunque il tuo dovere, giusto? Assolutamente sì, ma poi, come diceva Giulia, se professionalizzi anche nel piccolo le attività di comunicazione e raccolta fondi, raccoglierai di più, avrai maggiore impatto perché aiuterai più persone. Esatto, perché partiamo sempre, cioè le organizzazioni partono sempre, no, da un bisogno, certo, che c'è nella comunità. Quindi se noi organizzazione dobbiamo dare una risposta a quel bisogno, risolvere dei problemi, non ci possiamo improvvisare a farlo, e non è giusto dire quanto, vabbè, quello che raccogliamo in termini di donazioni, o più raccogliamo è meglio, no, bisogna avere degli obiettivi specifici, perché quel risultato va raggiunto per il bene della comunità. Quindi questo si meccia con poi avere un approccio professionale. Molto chiaro.
ho letto che avete sul vostro sito questa bella dichiarazione: c'è una cosa che a noi in Aragorn proprio non va giù. Troppo spesso il fundraising è ancora visto come mera attività per reperire fondi. Infatti, per esempio, noi qui di non profit, la parola raccolta fondi non piace tanto, ci sembra riduttivo. Crediamo piuttosto che sia uno strumento potente che può far realizzare progetti visionari che migliorano concretamente la vita delle persone. Quindi ti chiedo, in questi anni, dal 94, comunque non sei così anziano perché noi nel 94 già esistevamo, raccontaci che cosa, qualche vita che hai migliorato. No, le vite l'hanno migliorate le associazioni, noi siamo solo dei... portiamo l'acqua, siamo dei buoni gregari. Mettiamo nelle condizioni le associazioni forse di fare gol. Spesso aiutiamo le associazioni a alzare l'asticella, a essere visionarie. Secondo noi sì, il vantaggio, cioè quello che è difficile avere all'interno tutto, ecco, le persone esterne magari hanno, ti possono dare i contributi, appunto, oltre che professionali, anche di visione, perché è un po' il nostro obiettivo, cioè noi siamo persone che fanno questo di mestiere, quindi devono portare a casa la pagnotta e quindi qualcosa dobbiamo anche inventare, no, lo dico assolutamente, e quindi banalizzo, ma quindi è avere la visione, lo mettiamo in tutti i progetti, ne cito due che probabilmente nel passato che probabilmente senza una visione, senza un po' di pazzia non si sarebbero mai potuti fare. Quando Corriere Gazzetta sono venuti, vorremmo vendere, il primo dell'anno i giornali non escono, invece il primo dell'anno del 2000 sono uscite 1 milione di copie di Corriere di Gazzetta. La scommessa è stata non vendere in edicola, perché le edicole sono chiuse. Ecco, bisogna essere un po' pazzi, un po' visionari, ma abbiamo messo in piedi un progetto veramente enorme, in quel caso per Amnesty, per Emergency. Ecco, buttiamo spesso volentieri, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, diciamo sì subito e poi per 6 mesi cerchiamo di portare avanti il progetto un po' pazzo. Sì, noi siamo abbiamo sempre abbinato alle regole, alla professionalità, perché non stravolgiamo solamente nulla, comunque sì, un po' di sane visioni per aggirare un po' gli ostacoli o per fare qui, ma anche quei progetti che poi ti diverti a realizzare, ecco, sono un po' i progetti che danno un po' il sale alla nostra professione, no? Vorremmo fare tutti i giorni, è impossibile, perché sennò fare un dei piani di raccolta fondi con bollettino postale tutti i giorni è bello, ma fino a un certo punto, ecco. Senti, dato che noi qui a Milano non profit amiamo ragionare molto sulle parole e c'è una parola su cui ragioniamo spesso, sulla nostra sensibilità un po' ci mette in allarme, tra virgolette, che è quella del marketing, ne parlavamo anche prima. Invece tu, piuttosto che Michela Gaffo, insomma molti esperti che stiamo intervistando, ci stanno dando un'altra quasi visione, soprattutto a me, io non sono una fundraiser, faccio solo comunicazione, quindi... e faccio domande di cose che non so, non capisco. Quindi la domanda che ti voglio fare, antipatica un po', è: siamo sicuri che nel non profit con gli strumenti del marketing, a meno di fare una cernita, si riesca a trattare il donatore non come un consumatore? Bella domanda. Ma sì, assolutamente, le tecniche sono le stesse, perché credo che quando tu fai un direct che spedisci a casa, insomma, la famosa letterina anche un po' enfatica col bollettino, poi di fatto è la stessa lettera che manda l'olio Carli, non so chi, con compra la bottiglia d'olio, con nel senso, quindi le tecniche, la tecnica è la stessa, è ovvio che c'è un'enfasi assolutamente diversa e maggiore. Noi non trattiamo, allora, per me chi dona non è un target, non è un consumatore, ma è una persona che devo portare alla mia causa, semplicemente questo, poi chiamiamolo, anche perché non mi consuma, non mi consuma assolutamente nulla, credo che ci dà, è la differenza. Bellissimo, questo ce lo dobbiamo segnare, adesso mi prendo appunti. No, e quindi questa è già la prospettiva
è famoso che non ti vendo nulla, ti vendo il paradiso, qualcosa che non esiste forse, e quindi non, di fatto non è un consumatore. Tu Giulia cosa hai da aggiungere? O sei una domanda da fare? Sì, non è un consumatore, indubbiamente appunto sono persone a cui sicuramente con degli strumenti che valgono anche per delle, che si usano anche per attività più di tipo commerciale, però con cui si, secondo me si comunica dei messaggi in maniera chiara, trasparente. Ma comunichi a differenza comunichi un'emozione. Esatto, e ovviamente gli fai arrivare al cuore l'importanza del sostegno, dell'aiutare molto spesso altre persone. Comunque si riesce ad andare con gli strumenti del marketing applicati al fundraising oltre la mera emozione. Cioè io dono non solo perché tu mi emozioni o perché io provo un piacere, sì è vero, ma anche perché ci rifletto un attimino, ce la si fa. Perché spesso volentieri i donatori sono coinvolti nella causa, è difficile che tu sei fulminato, se vedi Damasco incontri quelle doni. Spesso volentieri doni dove sei stato spesso volentieri da un problema. Hai avuto una malattia, hai avuto un figlio, un qualcosa che è successo e sei predisposto al dono e sei maggiormente predisposto ad ascoltare quelle associazioni che magari hanno l'ambito dove tu hai avuto un problema, un'esperienza, anche hai toccato con mano. Esatto, e poi ricordiamoci sempre che non sempre solo ci rivolgiamo a coloro che magari non hanno mai donato per quell'organizzazione, ma ci rivolgiamo anche a chi magari ha già donato, ha fatto una prima donazione, ma magari gli dobbiamo spiegare perché è importante continuare a donare, magari a donare per un altro progetto, a donare magari un importo maggiore, a scegliere magari la domiciliazione bancaria per dare, no, un sostegno costante a quel progetto. Quindi il comunicare, usare comunque degli strumenti che sono anche di marketing, non sono solo, diciamo, per, tecnicamente si dice, no, acquisire, certo, trovare nuovi donatori, ma anche per mantenere il legame con chi ha donato una prima volta, perché poi spesso si dice che il donatore diventa, noi sappiamo, quello che inizia a donare almeno, ha donato almeno due volte, perché significa che si inizia a creare un legame con la causa che noi organizzazione, professionisti, dobbiamo curare e mantenere nel tempo. Cioè, infatti c'è una grande differenza fra acquisire un donatore almeno una volta, ma poi il mantenerlo. Giustamente si usano anche tecniche, anche linguaggi, certo, assolutamente diversi, e il donatore che ci ha donato due volte è già educato e predisposto. Forse instaurare una relazione, alla fine relazione, quello. Certo. Quindi è importante che comunichi trasparenza, i progetti che hai realizzato, ecco, questo poi il donatore lo mantiene in questa maniera. In conclusione io direi di fare la domanda classica che noi facciamo. Allora, visto che noi ragioniamo su queste parole che però sono concrete, Stefano, ti chiedo se ci sono delle parole, cioè una parola che si usa nel non profit che proprio non ti va giù e che tu cambieresti, magari hai anche la sostituzione. Ma potevi prepararmi e tirarmi la prima questa domanda, così magari avevo la risposta. Ma io sono, allora, diciamo che sono un po' di vecchia data, come si vede, quindi ammetto che tutti gli inglesismi a volte mi danno un po' fastidio, ma semplicemente perché sono di un'altra scuola. Solo questo. Quindi non ho parole che mi sono... ti dico, sì, non mi piace considerare il donatore un target, comunque un utente, ecco, questo di sicuro. Mi piace considerare persone, quindi, però sono termini, l'importante non è il termine, ma poi è quello che fai. Grazie. Giulia, tu vuoi fare una domanda di chiusura? Oppure io direi che abbiamo sviscerato un po' tutto. Sì, assolutamente. No, tutto no. Tutto no, però... Un piccolo aperitivo. Quindi vuol dire che tornerai. Volevo incastrarti in questa promessa pubblica. Quindi io ti ringrazio molto di essere stato qui con noi per questa puntata. Speriamo di incontrarci presto. Buon lavoro.
Ringrazio anche Giulia Barbieri, sempre con noi, e anche le tue colleghe di Non Profit Factory. E adesso vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi lascio in compagnia di una delle dei professionisti del dono che ogni tot, insomma, ci regalano i loro contributi. Questa è la volta di Valentina Collini, che è responsabile di, del fundraising di Fondazione Corti. Ascolto e
trasmettere veramente la bontà, ho ascoltato e parlato. Probabilmente ora mi prego nella mia immagine del ponte sospeso dato da cuore e pensato. La grande sfida per noi è appunto creare sfera e armeggiare sul ponte. Il ponte del pensato nella quanti quasi non si conoscono minimamente. E quindi fa a noi mettere il donatore nella giusta forma, nella giusta aspettare di osservazione, di percezione e di portarlo a condividere un obiettivo, un pranzo, un desiderio e camminare la stessa strada della stessa direzione. Quindi sicuramente è possibilità di fare ascolto anche l'altra passione. L'altra passione è che c'è un po' di tutto, quindi auguro a tutte le colleghe